Cosa fare per trovare lavoro nel digitale? Gherardo mi consigli questo master? Gherardo mi consigli questa laurea magistrale? Questa è una delle domande più ricorrenti che ho ricevuto ultimamente. In realtà, quello che ci tengo a dire oggi in questo video è che né la laurea magistrale, né il master, né Start Impact sono necessari per trovare lavoro nel digitale. Questo perché? Perché in realtà la bellezza del digitale è che ognuno di noi può fare pratica da solo e può sviluppare le competenze che le aziende chiedono. Ed è proprio qui il nocciolo della questione. Cioè, la domanda probabilmente come viene posta oggi è fuorviante, perché dà per scontato che appunto serva un master, una magistrale o una qualsiasi altro titolo per trovare lavoro nel digitale. In realtà quello che le aziende vogliono sono competenze pratiche, competenze che si possono sviluppare anche da soli, e diciamo master, magistrale e Start Impact sono degli acceleratori. Quello che allora ci dovremmo chiedere è qual è il nostro obiettivo. Ad esempio, se il nostro obiettivo è solo trovare lavoro, dovremmo cercare di capire che cosa ci permette di fare più esperienza pratica. Se invece il discorso è di networking oppure di tipologie di aziende, allora andrò a farmi ulteriori ricerche e approfondimenti. Quello che però secondo me è importante è smettere di vivere di luoghi comuni, cioè oggi nel digitale appunto non contano i titoli, contano le competenze pratiche, ed è anche il motivo per cui è nato Start Impact, nel senso io ho vissuto in prima persona la difficoltà di trovare lavoro, la difficoltà di vedere che dall'altra parte non interessava il titolo che avevo, interessavano le competenze. E questa cosa mi ha portato insieme a Virginia a fondare Start Impact focalizzandoci tantissimo sulla parte di esperienza pratica, cioè su dare la possibilità alle persone di fare decine di progetti pratici e di avere feedback personalizzati da professionisti del settore che possano aiutare le persone a capire i propri punti di forza e capire i punti di debolezza. Questa cosa in nessun master, in nessuna magistrale viene fatta in questo modo, cioè con così tanta possibilità di fare esperienza pratica, ed è poi ciò che permette ad ogni studente di Start Impact di trovare lavoro, non perché ha il bollino Start Impact, ma perché ha fatto pratica e tutti quei progetti che fa non glieli può togliere nessuno, cioè le competenze che sviluppa non gliele toglie nessuno e sono sue, non sono di Start Impact. Questa secondo me è una cosa molto importante su cui riflettere oggi, perché altrimenti rischiamo di fare delle cose semplicemente perché magari hanno un prezzo elevato, non pensando che il mondo si è evoluto e che se determinate attività che funzionavano 10-20 anni fa hanno funzionato 10-20 anni fa, funzionano ancora oggi. Cioè il mondo evolve ed è importante che ognuno di noi riflette sulla qualità delle proprie domande, perché dalla qualità delle proprie domande dipende la qualità della nostra vita. Riflettevo su questo tema lavoro e mi sono accorto comunque di non aver dato spazio a un altro concetto che per noi è veramente importante, perché in Start Impact il lavoro viene visto proprio come un mezzo e non come un fine. E questo cosa significa? Che quando una persona ci chiede informazioni su Start Impact e ci dice sto cercando lavoro, noi gli chiediamo sempre ok, ma quel lavoro che cosa ci vuoi fare? Nel senso, per noi il lavoro è un mezzo, non un fine. E quindi quando le persone appunto ci chiedono informazioni, noi diciamo sempre che se stai cercando la possibilità di fare pratica e trovare lavoro, diciamo, e poi ciao, probabilmente Start Impact non è la piattaforma per te. Perché quello che per noi è importante è creare una community di persone che vogliono avere un impatto positivo sulla società e sul pianeta grazie alle loro competenze. Questo per noi è il motivo per cui ci alziamo ogni giorno, questo è il motivo che ci guida in tutte le scelte che facciamo, sia di migliorare l'esperienza utente, sia delle aziende con cui cerchiamo di mettere in contatto la community. E quindi se vuoi avere un impatto, se questa cosa per te è importante, Start Impact ti aiuta a fare pratica, ti aiuta a trovare lavoro, ma ti supporta soprattutto a crescere all'interno di una community che ha questi stessi valori. Se invece questa cosa non ti interessa, appunto, forse Start Impact non è la piattaforma adatta.